E il cibo, dovete pensare che noi abbiamo questo grande laboratorio chimico che è il nostro apparato digerente, tutto ciò che entra viene demolito, viene rielaborato, viene assorbito e viene spedito attraverso il sangue, attraverso tutto quanto i canali del sangue, arterie e vene, capillari, tutto quanto, viene spedito a ogni cellula. Per cui se le cellule che vivono appunto tramite, grazie al cibo che noi introduciamo, se hanno il materiale giusto, le cellule funzionano a seconda di come sono programmate. Se noi introduciamo del cibo sbagliato, non adatto al nostro sistema immunitario, non adatto al nostro apparato digerente, al nostro apparato enzimatico e tutto quanto, se ricevono il materiale sbagliato, può saltare la programmazione. Si può creare uno stato infiammatorio più o meno prolungato e lo stato infiammatorio è sicuramente ciò che può determinare le malattie, dalle più semplici alle più gravi. Il sangue nutre tutte le cellule del nostro corpo. Noi siamo un organismo vivente che vive grazie al sangue, che arriva con tutti gli elementi che contiene a far funzionare tutte le cellule. Se il sangue è quello giusto, che contiene gli elementi giusti, le sostanze giuste per le varie cellule, gli organi funzionano bene e correttamente. Altrimenti si possono scatenare delle alterazioni. Non avendo più il materiale giusto, come la nostra macchina, se non ha più il carburante giusto, non funziona più bene. E il sangue, dov'è che viene costituito? Certamente viene costituito nel midollo osseo, ci sono tutte quante le formazioni dei globuli rossi e poi anche dei globuli bianchi, delle piastrine, ma il sangue trasporta tutta una serie di elementi che noi introduciamo con la nostra alimentazione quotidiana e attraverso l'apparato digerente li demoliamo, li trasformiamo attraverso tutti gli enzimi, le sostanze, tutti gli elementi che ci permettono appunto di partire da un chicco di riso, per fare un esempio, da un pezzetto di carne che alla fine viene scisso, riscisso e ridotto in una condizione per cui viene assimilato e dall'apparato digerente viene immesso nella circolazione sanguigna. Quindi il nostro sangue lo produciamo, gli elementi che sono contenuti nel nostro sangue, che vanno a nutrire tutte le cellule, qui, nell'apparato digerente. È una cosa che mi sembra di una semplicità disarmante, devastante. E per ora invece non ottiene grandi consensi.